Allora, Boldrini, inizia un nuovo corso? Sì, inizia un nuovo corso, abbiamo una nuova segretaria, un nuovo presidente. Adesso la sfida per tutti noi è riuscire a essere uniti, ma al contempo a non annacquare, diciamo, la linea politica, che è una linea che ci hanno dato i nostri elettori e le elettrici, e noi dobbiamo essere coerenti con quel mandato. Quindi dobbiamo portare avanti un programma che è contemporaneo, che risponde ai problemi delle persone e che è chiaro e netto. Quindi questo ci aspetta da fare e io mi auguro che riusciremo a farlo tutti e tutte insieme. Elie Schlein ha parlato come una leader che guarda al futuro in un modo concreto, quindi si è soffermata molto sulla lotta alle disuguaglianze, al lavoro precario, al lavoro povero, ma anche sui diritti civili e diritti sociali che vanno insieme, e poi le sfide digitali, la transizione ecologica, tutto quello che serve a un partito progressista per guardare avanti e per riuscire anche a rispondere alle esigenze delle persone. Ha fatto l'appello all'iscrizione al Partito Democratico e io spero che tante persone adesso entreranno in questo partito, perché più persone entreranno meno sarà alta la conflittualità interna, perché non si può più stare in estenuanti trattative tra correnti per decidere una linea che poi non si capisce se è carne o se è pesce. Questo non lo possiamo più fare, in coerenza con quello che ci hanno chiesto gli elettori e le elettrici. Ecco, in questo senso, quali saranno le direttive in vista dei prossimi appuntamenti? No, intanto è fare un'opposizione dura a un governo più a destra della nostra storia repubblicana, che su tanti dossier annaspa e che non riesce a dare le risposte che le persone si aspettano, anche il loro elettorato. Quindi farlo magari unendo tutte le opposizioni sarebbe la cosa più importante, e quindi andare alla carica proprio con il salario minimo, con questo punto appunto del lavoro, del salario minimo è importante, la sanità pubblica, tutte cose che ci uniscono. Quindi cominciare a mettere insieme le forze sui temi che ci uniscono e poi pian piano andare avanti su altri temi. Grazie mille. Grazie.